Passiamo agli aspetti geologici, cioè quello che è il contesto naturale in cui ci muoviamo. L'Italia è praticamente costruita da due catene montuose, che sono le Alpi e gli Appennini, che sono due catene legate a due subduzioni, una subduzione dell'Europa sotto la placca adriatica e una subduzione della placca adriatica, diciamo, al di sotto dell'Europa. Quindi, diciamo, in una rappresentazione 3D abbiamo la subduzione appenninica e la subduzione alpina più a nord. Ora, in natura esistono due tipi di subduzioni, quelle in cui la cerniera della subduzione, che è il punto in cui la litosfera entra all'interno del mantello, si allontana rispetto alla placca tetto. Scusate se adotto dei termini geologici, ma penso che molti di voi siano geologi, quindi capiscono il significato, mentre l'altro tipo di catene è quella in cui la cerniera della subduzione si avvicina rispetto alla placca tetto. Queste due catene hanno tipologie del tutto diverse. Qui si forma un bacino di retroarco, qui si forma una catena a doppia vergenza molto più elevata senza bacino di retroarco. Queste due situazioni sono gli Appennini e le Alpi, in cui la cerniera della subduzione qui si allontana in Appennino rispetto alla placca tetto, mentre nelle Alpi la cerniera della subduzione si avvicina rispetto alla placca tetto. Vedete che qui c'è una singola vergenza della catena, il prisma di accrezione è addirittura più basso dell'Avampaese, mentre nelle Alpi è esattamente il contrario, la catena è sempre molto più elevata dell'Avampaese, c'è una doppia vergenza e ci sono due avanfosse. Le grandi differenze che si notano sono, per esempio, che nelle Alpi ci sono grandi affioramenti di basamenti, perché i piani di sovrascorrimento interessano l'intera crosta e anche il mantello superiore della placca tetto e della placca tetto. C'è una doppia vergenza, grandi affioramenti di rocce metamorfiche, mentre in Appennino si vede una singola vergenza, piani di scolamento molto pellicolari, coinvolgenti per lo più la copertura sedimentaria. E poi un altro particolare molto importante è l'andamento, per esempio, del limite dell'isoterma dei 1300 gradi, che in genere viene considerato come la base della litosfera. Vedete che sotto le Alpi si infossa e scende a oltre 100 km di profondità, mentre in Appennino, nella parte orientale, è molto più profondo, ma nella parte occidentale raggiunge i 30-40 km. Sotto di noi, qui a circa 30-40 km di profondità, abbiamo 1200 gradi. Poi un'altra grande differenza è proprio nelle avanfosse relative. Le Alpi ne hanno due, piccoline, con tassi di subsidenza molto piccoli, in genere di 100-200 metri per milione di anni. L'Appennino invece ha una grande avanfossa, molto più grande della catena stessa. E vedete che in Appennino gli affioramenti di basamento sono molto scarsi, proprio perché la catena è costituita per lo più da rocce sedimentarie che sono spellate a tetto della litosfera che scende in subduzione. Mentre nelle Alpi vediamo che i piani di sovrascorrimento coinvolgono sia la placca a tetto che la placca a letto, e le due catene di tipo appenninico o di tipo alpino hanno questa grande differenza che in un caso appunto la cerniera si allontana, nel caso si avvicina rispetto alla placca a tetto. Quindi il rapporto tra convergenza e subduzione in questo caso è più basso, mentre è inferiore, mentre la convergenza in questo caso è maggiore della subduzione. Quindi questo rapporto è minore di 1 o maggiore di 1 a seconda della tipologia della subduzione. Ora, Alpi e Appennino sono intimamente legati, le Alpi sono questa fascia verde, lungo la retrocatena delle Alpi è partita la subduzione appenninica che è migrata nel tempo con un piano di subduzione che è arretrato con la cerniera che si allontana fino a questa posizione. Quindi la componente Nord-Sud Africa-Europa è un accessorio del sistema perché è circa 5 volte più lenta rispetto a questo movimento di arretramento. Questo ha portato a far sì che ci sia una catena ereditata in blu all'interno per esempio, del bacino tirrenico e una migrazione della cerniera verso est con un andamento dei movimenti verticali molto irregolari. Abbiamo sollevamenti e abbassamenti con origine diversa, subsidenza nell'avanfossa, e con la relativa sismicità concentrata in questa zona dove c'è la subduzione e l'estensione che si trova a tetto della zona di subduzione. Questo è un affioramento, diciamo, emblematico in cui sul Gran Sasso d'Italia, in cui si rivedono i grandi momenti della storia dell'Appennino, in cui si vede la tettonica estensionale mesozoica, i piegamenti del prisma d'accrezione e poi la tettonica attiva quaternaria che ritaglia tutto. Ora, con l'avanzamento della subduzione, il prisma d'accrezione si sposta anche lui con piani di scolamento abbastanza pellicolari che diventano via via più giovani muovendosi verso l'avampaese.
alla fine la parte del prisma della creazione che è attivo è questa, che borda praticamente, in questo caso della sezione in pianura padana, che va praticamente dalla catena appenninica fino al fronte, in questo punto. Quindi all'interno di queste differenze di catene, la parte attiva del prisma della creazione è nei sovrascorrimenti frontali, nella parte interna che deforma anche un delta quaternario. Ora, la presenza di questo cuneo astenosferico di alta temperatura ha delle forti implicazioni anche proprio sull'esplorazione petrolifera, perché nella parte interna, per esempio questa è una sezione dell'Appennino meridionale, si vede che qui la temperatura, il gradiente è talmente alto che infatti la finestra d'olio è superata, l'olio migliore si trova in questa zona centrale, mentre nella zona esterna le temperature più basse non hanno permesso una produzione di olio migliore, che invece è concentrato lungo l'asse della catena. Questa evoluzione tettonica fa sì che ovviamente l'Italia sia ritagliata da una miriade di faglie. Le faglie ovviamente sono di ogni tipo, estensionale, trascorrente, compressivo, quello che vogliamo. In genere le faglie trascorrenti sono appunto di trasferimento, mentre le faglie normali hanno una spaziatura di circa 5 km. Poi ovviamente c'è una ripetizione frattale a scale più piccole, mentre i sovrascorrimenti hanno spaziature che possono essere dell'ordine dei 15-20 km. In superficie noi vediamo che queste faglie hanno delle espressioni di attività, per esempio qui siamo sempre sul Gran Sasso, dove si vede un rigetto di una faglia attiva che è anche di oltre 2 metri. Allora abbiamo provato a fare, per esempio, quella che potrebbe essere una massima rottura lungo tutte le faglie che conosciamo in Italia, e otteniamo una determinata lunghezza che, adottando per esempio il diagramma di Wells e Coppersmith, arriviamo ad avere una magnitudo massima prevista, che è quella che vedete in questa zona, dove ovviamente nel Tirreno abbiamo sismicità più bassa e maggiore invece nella zona assiale appenninica. I dati GPS lungo queste sezioni ci aiutano a vedere quelle che sono le zone in estensione oppure zone in compressione, quindi quando questa linea rossa sale siamo in area di estensione, oppure quando scende siamo per esempio in una zona di compressione. Per esempio prendiamo il caso della sezione B, che va dal Mar Tirreno fino, diciamo, a Venezia. Vedete che c'è un'estensione generalizzata in tutto l'Appennino, dalla costa fino all'asse appenninico, e poi scendendo verso la pianura veneta c'è una convergenza e quindi una compressione. Le zone dove questi valori di GPS ci mostrano velocità più basse sono per esempio in una sezione che va dal Mar Ligure verso la Svizzera, però con i GPS noi adesso abbiamo la possibilità di vedere tutte le zone che sono o in compressione o in distensione in blu. Allora quello che si può fare è prendere la carta del flusso di calore, e sulla base di questa abbiamo provato a calcolare la profondità della transizione fragile duttile. E questa è queste zone blu sono le zone dove il limite tra il comportamento elastico della crosta è intorno ai 15-18 km, mentre nelle zone più calde la transizione fragile duttile è molto più superficiale. Poi abbiamo provato a calcolare quello che è lo stress differenziale necessario per andare a rottura in un ambiente compressivo, trascorrente o estensionale. Vedete che chiaramente gli ambienti estensionali necessitano di uno stress differenziale molto più basso che non, per esempio, rompere le rocce in compressione, dove si arriva anche a oltre 600-700 megapascal di stress differenziale. Dato che noi sappiamo qual è la distribuzione degli ambienti, cioè qui per esempio in blu siamo in area di compressione, in rosso, in generale, in estensione, poi abbiamo zone di trasferimento, possiamo calcolare lo stress differenziale che è associato alle diverse aree dell'areale italiano. Ora, quando noi vediamo faglie in superficie, queste faglie in superficie corrispondono a movimenti stazionari permanenti in profondità. Come vedete, per esempio, questa zona di diverso scollamento nella litosfera produce in superficie delle faglie normali, mentre in profondità abbiamo un comportamento duttile, cioè questo è l'andamento della pressione, quindi l'effetto della temperatura determina il profilo orologico e la transizione fragile duttile, che mediamente è intorno ai 15 km. Questo è un esempio del terremoto di Izmit, in cui vedete che la sismicità è tagliata proprio alla transizione fragile duttile, significa che al di sotto abbiamo una deformazione stazionaria permanente, mentre sopra abbiamo una deformazione episodica. Allora prendiamo questo modello che abbiamo provato a fare, in cui
La parte elastica sopra, fragile, è in un andamento stick slip, cioè le faglie stanno ferme, si muovono durante il terremoto, mentre nella parte profonda della crosta, nel regime duttile, abbiamo una deformazione stazionaria, quindi uno strain continuo rispetto al tempo. Bene, durante l'intersismico, che può variare ovviamente 300 o anche 10.000 anni a seconda di dove ci troviamo, se c'è questo gradiente di pressione con la faglia che nella parte alta è bloccata mentre nella parte sottostante è in continuo movimento, è necessario che si crei una zona di dilatazione. Questa zona di dilatazione sono fratture che indeboliscono la roccia al punto tale che questa roccia non sarà più in grado di sostenere questo triangolo che sta al di sopra il tetto della faglia. Quindi durante il terremoto questo blocco cadrà. Allora, quello che per esempio abbiamo imparato dall'Aquila è, qui vediamo una ricostruzione della sismicità 3 mesi prima dell'evento aquilano e in successione, e vedete, siamo partiti a 90 giorni, 95 giorni, è un diagramma fatto di Stefano, vedete che qui c'è un cluster di sismicità in questa zona, una nuvola, è qualcosa che abbiamo imparato ovviamente a seguito dell'evento, e questa zona dovrebbe corrispondere grosso modo all'inizio di richiusura di questo oggetto, cioè questa zona bianca non è stata più in grado di sostenere il tetto della faglia. Quindi man mano che ci avviciniamo all'evento vediamo che questa sismicità si fa via via più intensa, fino a quando 6, 5, 4, vedete, i giorni prima dell'evento si enuclea proprio la faglia del terremoto. Il giorno dell'evento vedete che è partito il piano principale che ha in qualche modo dipinto la faglia principale, quindi la faglia, la sismicità precedente all'evento si è sviluppata in questa zona, quando è caduto letteralmente il blocco si è attivata la faglia principale che è quella responsabile dell'evento principale. Quindi abbiamo una sismicità pre-evento che va a richiudere una zona dilatata durante l'intersismico e una zona e la faglia che si è attivata appunto durante il cosismico. Quello che possiamo fare anche attraverso il GPS è vedere appunto il tasso di deformazione. Vedete che queste frecce sono molto più lunghe in questa zona che non in questa, cioè quello che si è osservato è che il terremoto è avvenuto in una zona di basso strain rate, di basso tasso di deformazione. Questo sembra un paradosso, ma in realtà è la regola. Prendiamo il caso invece opposto di un ambiente compressivo. Invece di crearsi una zona di dilatazione, si crea una zona di sovrappressione, in cui durante l'intersismico vengono rilasciati fluidi, per esempio. Questa zona diventa una sorta di batteria, un accumulatore elastico di energia. Durante il cosismico, questo oggetto viene sparato verso l'alto, e prendendo il caso per esempio dell'Italia settentrionale vediamo dai dati GPS che possiamo ricostruire per esempio il tasso di deformazione. Vedete in questo caso che la zona emiliana era una zona di basso strain rate, è una zona di basso strain rate anche quest'altra parte del Veneto, quindi sono zone dove ci si poteva aspettare o ci si può aspettare in futuro una sismicità. Il caso dell'Emilia-Romagna è proprio emblematico perché il punto di flesso dello strain rate è il punto dove è avvenuto il main shock del maggio del 2012. Quindi in questo caso abbiamo provato a fare una modellazione numerica sia per le faglie normali che le parti compressive, quindi durante l'intersismico che può durare appunto migliaia d'anni, qui si crea una zona di dilatazione, mentre nell'ambiente compressivo si genera una zona di chiusura. Durante il cosismico il sistema si inverte, cioè quella che era una zona di dilatazione diventa in compressione, viceversa, quella che era una zona di compressione diventa una zona di dilatazione durante il terremoto. Allora, in questa carta vedete l'andamento dello strain rate indipendentemente se siamo in un ambiente compressivo o estensionale, semplicemente i valori dello strain rate che possono essere appunto da 0 fino a anche 100 nanostrain. Un nanostrain è la deformazione di 1 millimetro su 1000 chilometri. Quando noi proviamo a plottare insieme l'invariante dello strain rate rispetto alla magnitudo, vediamo che lì dove lo strain rate è più alto abbiamo le magnitudo più basse. Viceversa abbiamo uno strain rate basso, magnitudo più alte.
Quindi, prendendo tutta la sismicità a magnitudo maggiore di 3, vediamo che se noi restringiamo la magnitudo maggiore di 4, vediamo che i pallini gialli, che sono questi terremoti, sono ai margini delle zone rosse, che significa che lì dove c'è la deformazione maggiore data dallo strain rate, lì abbiamo la magnitudo minore e viceversa. Quindi noi abbiamo un'indicazione di massima di dove saranno i prossimi terremoti maggiormente energetici, perché saranno nelle zone di strain rate relativamente basso. Questo perché? Perché se noi prendiamo per esempio la frizione in ambiente statico, abbiamo valori che possono variare appunto per esempio per delle argille o per dei calcari. Se noi abbiamo una frizione molto bassa, una faglia riuscirà a muoversi in maniera sismica, quindi ci sarà una dissipazione dell'energia in maniera continua. Quindi se per esempio abbiamo una faglia che si muove in argille, che ha uno strain rate per esempio di 80, contestualmente avrà un accumulo di energia che riuscirà ad accumulare quella faglia molto bassa. Viceversa, un'altra frizione, per esempio in carbonati, permetterà un accumulo di energia molto più alta e quindi un rilascio energetico durante il terremoto diverso. Quindi noi abbiamo questa contrapposizione tra stili tettonici così diversi che però accumulano energia in maniera diversa, perché i terremoti sono dissipazione di energia. E le faglie, qui prendiamo solamente gli ambienti estensionali o compressivi, le faglie normali sono praticamente controllate dall'effetto gravitazionale, cioè il blocco che cade, e quindi la parte energetica è data semplicemente dal peso del blocco che cade, mentre negli ambienti compressivi la situazione è diversa, perché in questo caso adottiamo la legge dell'elasticità. Quindi l'origine dell'energia è diversa a seconda del tipo di tettonica di cui abbiamo a che fare. Però una cosa sembra evidente, che se noi abbiamo una transizione fragile duttile più superficiale, abbiamo volumi più piccoli, più andiamo in profondità abbiamo volumi più grandi. Di conseguenza, se noi abbiamo un oggetto di questo tipo che cade, abbiamo un tot di energia, questo ovviamente, il volume più grande determina un'energia maggiore, quindi è il volume che genera il terremoto, non è la faglia. La faglia non è altro che un accessorio che permette la dissipazione di energia. Ora, in Appennino noi abbiamo una serie di faglie, questo è l'ambiente estensionale, questo è l'ambiente compressivo, c'è una distribuzione, vedete che ci sono faglie principali, per esempio, che emergono verso l'Adriatico, e faglie coniugate, per esempio, che terminano in profondità, quindi coinvolgono volumi minori, non arrivano necessariamente alla transizione fragile duttile, quindi il terremoto dato da questa faglia sarà più piccolo che non il terremoto dato da questa faglia. Facciamo il caso specifico, qui vedete in alto una situazione in cui la transizione fragile duttile è 15 km, nel caso per esempio dell'Aquila la transizione fragile duttile è a 18 km di profondità, ma il terremoto ha avuto un ipocentro a circa 10 km di profondità, quindi la magnitudo è stata di 6.3, ma se si fosse mossa una faglia relativamente più a est e avesse coinvolto tutto il volume fino alla transizione fragile duttile, la magnitudo non sarebbe stata 6.3, ma sarebbe stata anche vicino a 7. Quindi in funzione della profondità della transizione fragile duttile noi abbiamo una lunghezza delle faglie e di conseguenza anche una dimensione dei volumi. Noi abbiamo provato a calcolare il volume che si può creare in Italia in funzione della profondità della transizione fragile duttile. Chiaramente in zone dove il flusso di calore è più alto il volume coinvolto della deformazione è più piccolo, nelle zone ovviamente dove la transizione è più profonda il volume è più grande. Allora, sulla base di questo noi possiamo stimare una magnitudo massima ipotetica. Questa magnitudo massima ipotetica in genere per gli ambienti estensionali è data da una lunghezza della faglia che è 3 volte in media in Italia rispetto alla profondità dell'ipocentro. Quindi se per esempio abbiamo una transizione fragile duttile a 7 km, il volume che può essere coinvolto è di 735 km cubi. Se invece andiamo a 15 km, vedete che non è che si raddoppi, ma diventa quasi 10 volte più grande, quindi l'energia è molto più grande. L'energia che vedete dissipata da questo terremoto, per esempio, è di 6,6 per 10 alla 15 joule, mentre in questo caso è di un ordine di grandezza superiore. Ora, vedete che il terremoto che genererebbe dissiperebbe un'energia che darebbe un terremoto di magnitudo 7.6, che è molto più grande di quella che conosciamo, oppure questo darebbe un terremoto di magnitudo 8.3.
Questo cosa significa? Che l'energia che viene rilasciata da un punto di vista elastico dai terremoti è solamente una parte infinitesima dell'energia che viene accumulata dalla tettonica, è semplicemente la parte elastica, tutto il resto, che è quasi 1000 volte maggiore, viene dissipata in rottura delle rocce, fratturazione e dissipazione termica. Ora passiamo all'Italia, questi sono i dati ENI di distribuzione dei principali giacimenti di olio in rosso e di gas in grigio, e a questa sovrapponiamo la sismicità. Vedete che il grosso della sismicità italiana è relativamente separato rispetto alle zone dove c'è il massimo di esplorazione, a parte alcune aree, in particolare in Basilicata o in questa parte dell'Abruzzo offshore o in parte ovviamente della pianura padana. Prendiamo il caso della California, che ha produzione e estrazione di idrocarburi che anche di oltre 100 anni. Vedete che chiaramente c'è stata una crescita continua nel tempo. I giacimenti e i campi a olio principali in California, che ha velocità di deformazione che sono 10 volte superiori rispetto a quelle italiane, perché in Italia abbiamo velocità che il GPS ci dà di circa 2-3 mm l'anno, mentre in California stiamo parlando di 4-5 cm l'anno, quindi accumuli di energia che sono molto più grandi. Questa è la distribuzione, appunto, con queste macchioline blu di tutti i campi petroliferi in California, e questa è la sismicità che invece si sovrappone chiaramente e che è attiva ovviamente anche da ben prima che potesse essere fatta l'esplorazione petrolifera. Questa per esempio è la sismicità di una settimana in California, sono circa 1000 eventi che vengono registrati sia nella zona dei campi che al di fuori lungo tutte le faglie parallele alla faglia di Sant'Andreas, che ovviamente non è un piano ma è una fascia distribuita per qualche centinaio di chilometri. Quando parliamo di rapporti tra terremoti e tettonica e attività esplorative, chiaramente è noto da diversi decenni che c'è sismicità indotta da attività industriale. Ci sono zone dove si riesce a documentare una sismicità che va dal lunedì al venerdì, proprio nell'intorno di una fabbrica per l'emungimento o l'iniezione di fluidi. Questo è un caso per esempio in California ancora, in cui vedete che tutta la sismicità è concentrata nell'intorno del fondo del pozzo, e chiaramente la sismicità, che è questa linea verde, aumenta più viene iniettata acqua nel sottosuolo. Quindi c'è una chiara evidenza di correlazione tra emissione di fluidi nel sottosuolo e produzione di microsismicità, e non solo sempre micro, indotta. Sappiamo bene che l'aumento della pressione di poro fa sì che ci sia una diminuzione della pressione efficace, quindi più aumenta la pressione di poro, più noi ci troviamo vicini all'equilibrio di Mohr-Coulomb, che in qualche modo ovviamente facilita la rottura. Quindi prendiamo un caso italiano in cui, in questo lavoro recente di Stabile ed altri, si vede che chiaramente nella zona di Costa Molina l'iniezione di fluidi ha generato una microsismicità indotta che ha dipinto praticamente una faglia normale in prossimità della zona di iniezione. Per questa ragione, per esempio, anche a livello delle linee guida di cui accennava prima l'ingegner Panei, abbiamo chiaramente introdotto una sorta di prescrizione, raccomandazione, per la quale tutte le attività di esplorazione non dovrebbero superare la pressione di poro iniziale, naturale, in maniera che tutte le attività mantengano l'equilibrio che c'era prima delle attività di sottosuolo. Quindi la sismicità indotta è molto più evidente quando ci si avvicina a zone di riniezione, mentre nelle zone di produzione la sismicità indotta è praticamente, non dico assente, ma molto rara. Prendiamo il caso ora del terremoto dell'Emilia-Romagna, in cui si vede che è avvenuto in questa zona dove ci sono delle anticlinali attive, l'anticlinale di Mirandola e l'anticlinale di Ferrara. Ora, queste strutture sono all'interno del prisma di accrezione. Cavone è stato imputato come un potenziale innesco per la sismicità degli eventi. Una possibile interpretazione, almeno quella che io prediligo, è che questa sequenza si è iniziata con il terremoto di Sermide del luglio del 2011 per poi sfociare negli due eventi del 20 e 29 maggio del 2012.
Io personalmente ritengo che non ci sia correlazione tra il Pozzo di Cavone e questa sequenza sismica per una serie di ragioni. La prima è che in tutto il mondo, dove è stata interpretata una sismicità innescata, c'è sempre stata una sismicità indotta nell'intorno della zona di iniezione o di attività, e in questo caso non è mai stata dimostrata una sismicità indotta nell'intorno del pozzo. Inoltre la sismicità durante la sequenza è migrata avvicinandosi al pozzo, mentre avremmo dovuto aspettarci l'inverso, cioè una sismicità che viene innescata dalla sismicità indotta da Cavone per poi migrare in allontanamento. La quantità di fluidi iniettata è stata la stessa della quantità di fluidi estratta, quindi anche in questo caso non c'è ragione di imputare di sovrappressioni. Poi il campo di Cavone si trova a circa 3 km di profondità, mentre i pozzi, gli ipocentri sono a circa 8-10 km di profondità, e nel mezzo ci sono livelli impermeabili che difficilmente permettono la migrazione di fluidi a quelle profondità. Prendendo un diagramma di McGar, che ha pubblicato di recente, si vede in questa linea di regressione in cui la potenziale sismicità innescata in queste zone di riniezione ha determinati volumi di fluidi iniettati. Come vedete, Cavone è assolutamente fuori scala, cioè non entra in quello che è il diagramma proposto da McGar. Quindi Cavone, anche da questo punto di vista, sarebbe assolutamente escluso. Ora, in Italia però c'è un fatto che molto spesso ci dimentichiamo della sismicità storica. Questo è il Colosseo, che è stato in buona parte distrutto nel 442 e in diverse altre fasi successive. Ci sono varie zone d'Italia dove in teoria noi non ci aspettiamo sismicità perché c'è in qualche modo un oblio di questo, ma che hanno delle ripercussioni su quello che dovrebbe essere la nostra attività futura importante, cioè dovremmo in ogni modo essere attenti e valutare che se noi introduciamo un ragionamento in termini più deterministico dell'approccio allo studio dei terremoti, forse riusciamo a capire anche meglio quella che può essere la relazione con l'estrazione dei fluidi. Grazie. Grazie, ringrazio il professor Doglioni. Oggi penso che il professor Doglioni ci ha dato una lezione di sismica veramente interessante, anche per gli addetti ai lavori, mi permetto di dire. Grazie ancora.